Ragazzi, questo deve essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Mi piacerebbe tanto dire che nello scorso episodio abbiamo terminato la sfida della metro della lotta in singolo con una vittoria, ma invece l'abbiamo finita con una sconfitta. Sconfitta forse che ci siamo meritati anche abbastanza, perché abbiamo scoperto che la nostra strategia non era stata molto efficace contro i capometri. Infatti, quando siamo arrivati finalmente al faccia a faccia, eravamo arrivati a fargli fuori due Pokémon, tuttavia poi all'ultimo Pokémon mi ha completamente devastato in un colpo solo. Purtroppo la tecnica dei one shot non è riuscita ad aiutarci tanto. Speriamo di essere più fortunati con il capovetro della lotta in doppio. Ho deciso di prendere con sportività la sconfitta da parte di Andy, riconoscendo che comunque anche lui l'ha riconosciuto, ci siamo impegnati. È difficile per me digerire una sconfitta e completare così quella lotta in singolo, però lo spirito delle Metrolotte è questo: se si è competitivi, si è anche sportivi, quindi se tu perdi non devi incazzarti con l'altro. Perciò si accetta tutto, si accetta la sconfitta, forse un giorno potrebbe capitare di voler ritornare alla lotta in singolo e provare a ribattere Andy nel caso in cui lo batta off camera. Poi dopo nella playlist dei Pokémon versione bianca vi metterò in fondo la clip veloce veloce in cui leggo quello che dice quando lo batti. Poi dopo, vabbè, spero di non dover fare la stessa cosa, spero che non arrivi mai il momento in cui debba fare la stessa cosa con il capovetro di questa Metrolotta, perché adesso ragazzi si cambia completamente campo, si va alle lotte in doppio. Nelle lotte in doppio si va di collaborazione tra Pokémon e Pokémon, perciò vediamo un attimo di sistemare subito quello che sarà il quarto membro della squadra, perché nelle lotte in doppio ognuno ha quattro Pokémon, mi ricordo bene. Guarda, infatti adesso ad aggiungersi alla squadra si aggiungerà Chandler e vedremo di dargli, aspettate un attimo, vediamo un po' cosa potrei dargli. Potrei dargli questo cucchiaio torto che potenzia le mosse di tipo psico, o potrei dare anche lui un qualcosa che potenzia i brutti colpi. Tipo, io mi ricordo bene che Pan c'aveva un mirino. Pan, ti dispiace prestarci il tuo mirino? Allora, sposta strumenti. Allora, c'aveva questo bel mirino e lo diamo, ecco fatto, a Chandelure. Il mirino, quindi ricapitolando, adesso abbiamo due Pokémon con uno strumento che aumenta la probabilità dei brutti colpi. E bene, diamoci dentro. Ti do il benvenuto a Meteorlotta, da questo binario parte il Tirolotto in doppio. Vuoi salire sul Tirolotto in doppio? Certo, selezione il Pokémon con cui vuoi partecipare. Allora, adesso l'ultima volta, nello scorso episodio abbiamo fatto tutte le lotte partendo con Idaigo. Questa volta ritorneremo a usare per prima Vanessa, accompagnata da, stavo pensando, Chandelure, però aspettate un attimo. Prima una cosa importantissima, devo vedere se Chandelure può imparare. Aspettate un attimo, che lo vado a vedere. Aspettate un attimo, aspettate. Nell'MT avevamo trovato un MT che insegnava lanciafiamme. Devo vedere se la può imparare Chandelure, perché non sarebbe per niente male al posto del pirolancio. Questa c'ha la potenza 95. Adesso Chandler c'ha pirolancio. Ok, raga, puoi imparare lanciafiamme, perfetto. Allora, Chandler, ricordiamoci, c'ha pallaombra, pirolancio, fuoco fatuo e psichico. Via al posto di pirolancio. 1, 2, 3. Dimentica pirolancio ed impara lanciafiamme, perfetto. Ok. Dai, raga, nel bene o nel male, oggi terminiamo il gameplay. Tra lotte e sconfitte lo termineremo. Adesso mi metto come completato gli extra quando riusciamo a vedere il capometro e riusciamo a metterlo alle strette. Poi se ci batte, se poi dopo se tutte le volte, poi dopo se ci battono, fa lo stesso. Io devo prenderla con sportività, ragazzi. Devo riconoscere che effettivamente in queste lotte imparo la lezione che nei gameplay di Pokémon se vinco è perché fino ad ora avevo sempre avuto una botta di culo, cioè non sempre ma molte volte sì.
Qui si scopre qual è il mio vero spirito nelle lotte di poker, ovvero lo spirito che dice che finisci il prima possibile le lotte perché altrimenti rischi di finire male. Gradite una lotticina, signore e signori? Che fatica questo lavoro. Vai, se prima erano qua tutte le Pokémon ogni volta, questa volta solo 4, ma è una cosa diversa. In teoria forse impieghiamo la metà del tempo. Vai, Vanessa e Diago, guardate che bel duo, un cono gelato accompagnato da un dragone. Che bella portata. Aia, cazzo, tutte le volte. Già mi sta antipatico quella di quel Dirling. Pansir e io qui cambio, signore. Eh no, cambio, cambio, basta. Cambio, cambio tantissimo. Mando in campo Chandelure. Vanessa non la lascio qui in balia di questa scimmia e quell'altro cerbiato che ha tirato dei calci allucinanti sui stinchi. Che non ha, non so dove possa avere degli stinchi gelato, però vabbè, ci siamo capiti. Attenzione, primo lancio e attenzione, l'abilità di Chandelure che lo rende immune alle mosse tipo fuoco aumenta invece la sua prestazione a... Aspettate un attimo, Chandelure c'ha l'abilità di levitazione per caso, devo vedere una cosa, aspettate un attimo. Focaddore, no, non c'ha l'abilità, no, non è immune alle mosse tipo terra, non posso giocarmi terremoto o surf. E allora mi giocherò solo un semplice ritorno, vai Dragon, un semplice ritorno. Dimostriamo la nostra amicizia a questi ignorantoni. Beh, in ogni caso abbiamo constatato che con questi Pokémon. Oh cielo, mi tocca la sconfitta, non è possibile di questo lavoro. Vabbè ragazzi, almeno abbiamo constatato che con questi Pokémon riusciamo a raggiungere il capometro, almeno questo, quindi vanno bene. Ripeto, oggi finiamo il gameplay. L'importante è arrivare dove voglio arrivare. E tu chi sei? Volete te contro di me? Sì. Luce. Capture Elgen. Allora, io direi di fare un cambio tattico e cambiamo entrambi i Pokémon che c'ho qui. Vai, scambiamo e mettiamo in campo Electros e Chandelure. Così uno spara uno sganocchio, l'altro spara un lanciafiamme e ci diamo dentro così. Grandine, grazie. Simpatico. No, ma tutta la levitazione. Maledetto, ma ha messo disinvoltura. Bene. Sganocchio. E lanciafiamme. Minchia il devast. No. Ma Capture ragazzi è velocissimo, ma schivate il lanciafiamme che c'ha precisione 100. Dai, brutto colpo. Dai, mi sa che Argen con questa grande ne va KO. No, non va fuori gioco ancora, ma che fastidio è, ragazzi. Vai, lanciafiamme, non deludermi. Ma come mai schiva tutto questo Capchu? Comincia a darmi fastidio, ragazzi. Ombra artigli pure. Guarda te, che presa per il culo. Niente, toccherà a Electros far buttare giù questo. Toccherà Electros, ragazzi, buttare giù questo Capchu mentre Vanessa qui si prepara a congelare il Dweeble.
brutto colpo pure, bravo Electros, vendichiamo il nostro amico, il nostro Chandler che è stato veramente preso in giro. Attenzione, corpo gelo, è vero perché con la grandine Vanessa guadagna punti vita. Ok, ma resta un Larvesta. Bello. E proviamo fulmine. Cioè, quanto gas è però il fatto che quando affronti il capometro c'è la musica dei campioni, non me l'aspettavo, è bellissimo. Cavoli, mi sono dimenticato, avrei dovuto giocarmi Cannon Flash, che quella Cannon Flash, il Dribble. Mamma mia, oggi ragazzi Electro si carica, Sei troppo forte, avrei fatto meglio a filarmela. Dai, ce l'hai. Telefono, cosa vuoi? Non incominciare, dai, su. 3 consecutive, 2, prossimo il numero 3, vai. C'è sta ancora 18 lotte da fare prima del capometro. Io vado alla scuola materna e sono un genio, voglio entrare all'università, va bene, minchia. Scuola materna già dice voglio essere un universitario. Hai un occhio lunghissimo. Ciccino. Ma chi dà sti nomi ai propri figli? Io sento che questa cottita Vanessa possa one shotare con un gelo raggio. Non la può one shotare, intanto però qui Dragon almeno non si becca il colpo da parte di... Ecco. Lo sapevo che stava mirando lui, Mienfu, lo sapevo, un tipo lotta perché non punto tipo buio. Bastardi! Ha usato... Che presa in giro, ragazzi, distrutto zone inverte praticamente le statistiche. Ha reso loro più veloci. Beh, ancoraggio lo raggio, però questo non ci impedisce di fare ancoraggio lo raggio e volo. Ma perché non è super epic? È uno Zora, ma ecco perché, madonna sti Zora. Adesso questo è vero dirle, go. Anticipo. Non ti salva questo anticipo, che non ho mai capito a cosa serve. Ecco fatto, visto. Te l'avevo detto io. No, dopo calcio per voi. Niente. E mi muore così. Allora Chandelure, vediamo di questa volta fare un attacco come si deve. Lancia fiamme. E tu idea usa ritorno. Oh. Ragazzi, secondo me nella lotta di prima era quel capciulato se un ninja ne schivai, perché lancia fiamme c'è precisione 100. A scuola sono bravissimo, ma si parco devo imparare ancora tante cose. Signor cameriere, salve, mi piace di poco ragazziati, a te, no, questo l'ho già incontrato. Goro, però c'ho un altro nome, questo. Ho letto Ferro Seed e Blitz, va bene. No, bene un cazzo. Entrambi sono Pokémon che è meglio non toccare. No, in realtà non è meglio non toccare Ferro Seed. Tanto qui giochiamoci sempre il nostro ritorno. Certo raga che ho fatto bene a insegnare il ritorno ai Dragon, fa faville. Ok, vai, aiuto, reggila con le posso, ok.
Dovrebbe essere debole al tipo volante, Jolty, con quelle 8 o anche se è di tipo Electron. Perfetto, fai così, ragazzi, non va toccato perché ti fai male, solo tutti. Non vedete quante spine c'ha. Ma è vero che, è vero, conosce psichico Chandler. Allora, non è debole al tipo... al tipo volante, questa cosa mi trigga. Vabbè, resisto tutti oggi. Niente. Vabbè, meno male che mi sono ricordato, ragazzi, che Chandler c'ha psichico forte contro i velenosi e i combattenti. Vai, ritorno e psichico, ce la faremo? Ok, se va tutto bene, sì. Grazie per la compagnia. Che dici, Augusto, nella scelta dei Pokémon? No, se c'è un sacco della spazzatura, no. Dai, comunque un pochino me la cavo. Cheat, adesso muoio, penso perderò anche contro Thor, non lo so. Sono un genio, ho bisogno di soldi per la mia scalata, è successo. Questo è carico. Maio. Ma. Io mi voglio giocare surf, Vanessa ti beccherà il colpo. Spero che non la one shotti. Ok, brava Vanessa che schivi tutto, è vero, perché c'è lume in polvere e quindi l'effetto del cieca tutti ha effetto anche sui Dragon. Ahia, abbattimento. Ecco, adesso è diventato colpibile, adesso... E quando si dà può essere colpito dalle mosse di tipo... di tipo terra, la cosa non è bella. Sì, ho congelato Dusio. Ok, intanto sono a 2-0 per me. Aiuto, cos'era un bitorzo lemmo? Mi sono fatta malissimo. No, no, aspetta, indietro, indietro, ho sbagliato. Però usa Slavina su Duosion e poi Dragon usa Volo su Karrablast. Forse con Slavina riesco a... No, ho ripreso, niente. Stavo dicendo, visto che ha superato la metà della vita, in teoria con Slavina lo one-shottava e niente, invece... Guarda te, il paraculo. Oh, però io ho fatto male lo stesso, eh. Niente, Karrablast invece si salva. Ci facciamo un altro turno. Cioè, che buffo per immaginarsi un Karrablast che fa l'assalto. Adesso mi assicuro, ragazzi, che muoiano. No, niente. Oh, raga, raga, Karrablast è intoccabile. Niente, ragazzi, Karrablast è resistentissimo. Guarda te, Veritex, dobbiamo fare tutto a suon di ripresa. Vai, su. Vai, ritorno su questo Karrablast, buttalo giù. Oh, oh. Sì. Porca troia. Sì. Ok, ho perso, però da me non avevo neanche un soldo. Me l'ho dimenticata che avevo un elegantone. Mamma mia, ragazzi.
5, 5, cos'è, ho fatto 5 lotte. Anche tu vuoi vedere i Pokémon di cui vado così fiero? Cioè, 5 Pokémon in 5 lotte in 20 minuti, la vedo. Cioè, se voglio fare una cosa di fretta, la lotta dopo non è proprio il caso. Soprattutto con uno che sopravvive a tutti gli attacchi, uno che si riprende sempre di nuovo Dusion. Questa volta assicuriamoci di farlo fuori subito il Dusion. Gelo raggio e ritorno. Sempre su di lui, tutti su di lui. No, come non detto, un brutto colpo. E allora il ritorno va sul Capciù. Chi non ha attenzione resistente, ricopre sua fascia della neve. Aia. Darumaka. Darumaka, Darumaka, Darumaka. Vai. Oh, raga, posso dire che Capciù c'ha un. C'ha, sono dei ninja Capciù. Ok, fortunatamente Darumaka è sopravvissuto. Stavo dicendo, fortunatamente Diego li ha one-shotati tutti al posto di Vanessa, invece vaffanculo, Darumaka. Mi one-shot i Diagon. No, è Vanessa. Guarda te il karma, signori. One-shotato dalla garra evocata dal suo amico. Ok, manca Munna. È l'ultima che rimane. Vai. Vai, ritorno, dovrebbe farla fuori in un colpo solo. No, come non detto, forse il lanciafiamme la finisce? E signori, la finisce. Com'è possibile? Perché lo dico vado così fiero? Tre consecutive 6, vai, numero 7. Mi sembra un pesce grosso, forse farò una buona pesca. Sapete, sento che mi sto trovando meglio con le lotte in doppio che non con le lotte in singolo. Infatti sentivo che avrei avuto problemi con le lotte in singolo per questo fatto che nelle lotte in doppio invece puoi combattere con due Pokémon alla volta. Perché il fatto è che nelle lotte in doppio, nel caso in cui uno manchi il colpo, nello stesso turno attacca l'altro Pokémon. Quindi forse sto con questa meteorologia rivaluto le lotte in doppio. Cazzo, conosci gelo raggio? Un osso voto gelo raggio. Adesso ti insegno io cosa significa congelare qualcuno. Gelo raggio, Vanessa. Tiè! E Acquanello lui intanto fa. Lei, anzi, scusatemi. Da, è servito molto l'acquanello, mi dicono. Vanillish. E Frillish. Finché posso gioco con questi due Pokémon. L'ideale sarebbe anche quello. Perché altrimenti gli altri si beccano il colpo. Grandine. Guarda lì la mossa da Infamino, eh. Aia. Ecco, recupero vita io e recupero la vita anche l'altro, però. Ecco, 10 punti vita. E anche l'altro. No! Ho usato un gelo raggio su un altro gelato, ma sono una persona intelligentissima. Perché mi ero appena detto, vabbè. Vaffanculo.
Certo che, ragazzi, comunque no, è appurato che siano sempre gli allenatori dell'ultimo vagone a dar più filo da, più filo da torcere, eh? E... Ciandolo. Cannon flash e palla ombra. Mamma mia che goduria quando poi attacco per prima io. Sì ragazzi, bravi. Che bella l'animazione di Chandler che sembra appeso. Non per niente è ispirato ad un candelabro. Però i candelabri lo stanno appesi. Quindi ok, diciamo che ho tipo un lampadario. Ah, la parata mi è sfuggita dalle mani. E meno male. Niente, salvare i video. Ok ragazzi, fermiamo già anche questo episodio qua, che se avete 6 minuti oggi non ci vorrei disforare. Farò 50.000 video. Però ce la faremo. Complimenti, hai conseguito 7 vittorie consecutive, ma avete dei punti lotta, 3 PL, grazie. Salvataggio dei tuoi stati corso. Sì. Fa pure col calma, quando vai a continuare la sfida, torna a scegliere come vieni qua a dirmelo. Allora, parliamo con tutti per finire l'episodio. E nel prossimo episodio facciamo il secondo treno. Otterrò dei risultati eccezionali e diventerò una star! Tutte queste notti mi innervosisco, per questo è importante riposarsi, Ogni volta che come sotto di te così continua, la tua che te... No, già letto... Ma sono tutti uguali, ragazzi, niente, allora non sto più a rileggere le frasi delle persone se sono sempre tutte uguali. Anche questa è uguale a quella che avevo già letto. Bene, siete pronti? Sì. Signore, fermiamo l'episodio qui, nel prossimo continuiamo la sfida. Ce la stiamo cavando comunque, dai, ce la stiamo cavando. Forse non dovrei dire troppo questa frase.